Gli agenti della Lega Anticattivi, ABL, Felonious Gru e Lucy Wild, vengono mandati a recuperare il diamante Dumont, rubato da Balthazar Bratt, un ex star bambino diventato un super cattivo dopo la cancellazione del suo show Evil Bratt. Gru recupera il diamante, ma Bratt fugge. Al quartier generale della ABL, il direttore Silas Caprachiappa annuncia il suo ritiro e nomina come nuova direttrice il membro del consiglio Valerie Da Vinci. La Da Vinci licenzia Gru e Lucy dalla ABL, credendo che avrebbero dovuto catturare Bratt durante la missione. Tornati a casa, Gru e Lucy raccontano alle loro figlie adottive Margo, Edith e Agnes del loro licenziamento, ma assicurano loro che presto avranno nuovi lavori. Quando Gru rifiuta di tornare ad essere un super cattivo e il suo assistente, dottor Nefario, viene accidentalmente congelato nella carbonite, la maggior parte dei suoi minions, guidati da Mel, lo abbandonano per trovare nuovi lavori. Alla fine finiscono in prigione dopo essersi schiantati accidentalmente in uno studio televisivo. Un maggiordomo di nome Fritz arriva a casa di Gru con un invito dal gemello perduto di Gru, Drew, che vive in un lontano paese chiamato Fridonia. La famiglia si reca a incontrare Drew e rimane sorpresa dalla sua immensa ricchezza e dalla sua villa. Nel frattempo, Bratt ruba di nuovo il diamante con l'intenzione di usarlo per alimentare un gigantesco robot che distruggerà Hollywood come vendetta per la cancellazione del suo show. Drew rivela a Gru che il loro defunto padre era un super cattivo, noto come il Terrore Calvo, le cui attività criminali e i cui progressi tecnologici sono la vera fonte della ricchezza della famiglia. Drew vuole che Gru gli insegni a diventare un cattivo, ma Gru rifiuta di tornare alle sue vecchie abitudini. Mentre Lucy lotta con i suoi nuovi compiti di madre, Drew e Gru diventano più intimi dopo una folle corsa a bordo del veicolo high-tech del loro padre. Gru e Drew decidono di rubare il diamante, tuttavia Gru intende segretamente portarlo alla ABL per convincere Da Vinci a riassumere lui e Lucy. Riescono a malapena a fuggire con il diamante e vengono salvati da Lucy. Drew, scoperto il vero movente di Gru, è sconvolto dal fatto che Gru abbia mentito sul fatto di insegnargli come essere un cattivo. In cambio, Gru rimprovera Drew per la sua incompetenza, lo rinnega e decide di lasciare Fridonia. Bratt, travestito da Lucy, rapisce le ragazze e acquisisce ancora una volta il diamante. Scoperto questo, Gru e Drew mettono da parte le loro divergenze. I fratelli e Lucy si mettono all'inseguimento di Bratt a bordo del veicolo del Terrore Calvo. Con il laser del suo robot, alimentato dal diamante, Bratt terrorizza Hollywood, ricoprendola di chewing gum superpotente nella speranza di far levitare la città nello spazio. Lucy salva le ragazze da un grattacielo che crolla, mentre Bratt fa schiantare Gru e Drew per le strade di Hollywood. Bratt cerca di uccidere Gru con il laser del robot, ma Drew rischia la vita per penetrare all'interno del robot e spegnerlo. Gru ingaggia una battaglia di ballo con Bratt prima di rubargli la sua chitar armata per sconfiggerlo. I Minions, fuggiti di prigione per riunirsi a Gru, fanno scoppiare le bolle di chewing gum che ricoprono la città. Drew e Gru si riconciliano e si abbracciano con Lucy, Margo, Edith e Agnes. Gru e Lucy vengono reintegrati nella ABL. La famiglia, ora finalmente riunita, festeggia a casa di Gru e le ragazze la riconoscono come loro madre. Desiderando ancora di essere un super cattivo, Drew, insieme alla maggior parte dei Minions, ruba l'aereo a propulsione missilistica di Gru e vola via. Gru e Lucy decidono di concedergli un vantaggio di 5 minuti prima di inseguirlo. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.